tornerà ad essere un luogo simbolo di solidarietà, destinato ad ospitare gli indigenti. Nel Reale Albergo dei Poveri hanno preso oggi il via i lavori di ristrutturazione di una parte dell'edificio, finalizzati alla realizzazione di 30 moduli abitativi per l'accoglienza residenziale e semiresidenziale dei senza tetto della città. Il palazzo, tra i più grandi d'Europa, con il contributo del comune e di volontari, associazioni e singoli cittadini, ritrova l'originaria vocazione di spazio dedicato alla cura dei più deboli. Questa mattina l'inaugurazione del cantiere in via Tanucci con l'assessore al welfare Sergio D'Angelo. 3.000 metri quadrati di superficie verranno destinate alla funzione originaria dell'albergo dei poveri. Uno spazio dove sarà possibile consumare un pasto caldo, avere la possibilità di fruire di servizi ma anche assistenza legale, sanitaria, semplicemente un posto dove poter custodire i propri effetti personali. Abbiamo solo deciso, nell'ambito dei finanziamenti già ricevuti per la ristrutturazione dell'albergo dei poveri, di dare precedenza a questa parte di lavori. Ho la speranza, se saremmo bravi, che in 6 mesi potremmo restituire questo spazio alla città. E noi, a fianco all'assistenza dei più deboli, che appunto i più diseredati, noi puntiamo anche all'assistenza dei giovani di questo quartiere e di tutta la città di Napoli.